Il gruppo Amadori conferma il piano di rilancio della filiera avicola boianese. Conferenza stamane alla Giunta regionale. Gli investimenti sono pari a 45 milioni di euro. Con i fondi dell'8 per 1000, il Comune di Trivento ottiene dal Governo nazionale 2 milioni per la messa in sicurezza della frana nel rione Casalotti. Il prossimo 18 marzo l'inaugurazione della Fondazione Il Cuore delle Donne, sarà presente per l'occasione a Campobasso il Cardinale Pietro Parolin. Il pareggio senza reti contro il Castelfidardo è un risultato bugiardo per il Campobasso, la squadra ha alla sua portata gli spareggi promozione. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. 12 mesi dopo l'accordo con le parti sociali, il presidente Frattura e i vertici della Amadori fanno il punto della situazione del progetto di rilancio della filiera avicola molisana, l'ex GAM. Piena soddisfazione del presidente della regione Paolo Di Laura Frattura per la definizione delle linee progettuali che rilanciano in concreto la filiera avicola molisana attraverso l'impegno e gli investimenti da parte della Amadori, ad un anno preciso dalla firma con le parti sociali dell'accordo che sanciva l'acquisizione della ex GAM di Boiano. Si conclude il percorso di rilancio della filiera avicola, un percorso iniziato con un contraddittorio forte, per il quale un ringraziamento non finirò mai di riportarlo ai lavoratori che purtroppo hanno subito 3 anni fa la chiusura della struttura di macellazione, ma che vede finalmente oggi l'avvio concreto della filiera avicola molisana, con un player importante quale Amadori, che ci ha illustrato la forza imprenditoriale di un gruppo che produce un fatturato di 1.200.000.000 di euro all'anno e che intende investire sul Molise quale riferimento non solo per il Molise ma di tutto il centro-sud Italia, con un'attenzione particolare al bio e alle antibiotic free, proprio a dimostrazione non solo della qualità della produzione animale ma anche dell'ambiente e della trasformazione. Un impegno sicuramente importante da parte dell'azienda fondata nel 1969 da Francesco e Arnaldo Amadori a San Vittore di Cesena e che è oggi una delle maggiori aziende alimentari in Italia specializzata nel settore agricolo. La cifra che l'azienda ha deciso di investire è sicuramente, come dire, un indice di interesse nella regione dovuto a una cultura storica di imprenditoria agricola che la contraddistingue. Come abbiamo detto, siamo già presenti in regione, abbiamo 63 succedari che conferiscono le nostre cooperative. Confidiamo che questo numero aumenti in futuro, soprattutto perché vorremmo diventare, come vuol dire, un po' attrattivi e sicuramente in più rispetto al passato di quello che è, come dire, la nostra presenza in regione, che in realtà non era così forte fino ai giorni odierni. Michele Iorio è fiducioso sulla vittoria del centrodestra alle elezioni politiche di domenica e il Molise non può permettersi di restare fuori dalla coalizione che governerà l'Italia. Il governo regionale di centrosinistra, prosegue Iorio, ha portato ad una situazione di disastro sociale, economico e di prospettiva senza precedenti. Ne sono un esempio i 500 milioni per l'autostrada che dovevano solo essere appaltati per il primo lotto creando occupazione e invece sono stati persi. Agricoltura, allevamenti e salvaguardia del territorio naturale sono alcune delle sfide del prossimo futuro in Molise. Incentivi e sostegni alle imprese agricole e zootecniche del Paese sono stati programmati dall'ultimo governo nazionale di centrosinistra per incentivare le esportazioni all'estero e l'occupazione in ambito locale. Benefici anche all'economia molisana. L'Italia ha fatto molto in questi anni col governo Gentiloni e anche con la regione Molise per far sì che le nostre etichette e i nostri marchi siano tutelati e siano certificati. Quindi siamo i primi in Europa
per questi prodotti di qualità che sono certificati, che fanno grande la qualità dell'agricoltura, dell'agroalimentare italiano e molisano. D'altronde i dati dell'export dell'agroalimentare sono veramente positivi. Anche per il Molise abbiamo grandi aziende dell'agroalimentare che hanno conquistato mercati nel mondo facendo la differenza. Molto si sta facendo proprio in agricoltura, ci sono state varie leggi, vari provvedimenti e quindi giovani imprenditori agricoltori, anche leggi dello Stato per favorire la concessione di terre demaniali. E così il settore biologico, quindi il Molise sta vivendo questa grande opportunità e sta facendo questa sfida che è cominciata dall'Expo a Milano sulla biodiversità e ci siamo fatti conoscere nel mondo e stiamo continuando. Quindi l'export agroalimentare e l'agricoltura sono uno dei nostri fori agli occhiali per la ripresa economica, lo sviluppo e l'occupazione. A causa di una spessa lastra di ghiaccio sulla provinciale 40, questa mattina un'auto si è ribaltata in una cunetta nelle vicinanze di Campomarino. La conducente, una 35enne di Porto Cannone, è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo fino all'arrivo di una squadra dei vigili del fuoco di Termoli. La giovane donna è stata successivamente affidata alle cure del personale medico del 118. Truffa aggravata in concorso, false attestazioni e falsità ideologica sono queste le accuse a carico di due persone originarie della provincia di Napoli, le quali avevano prodotto false documentazioni attestanti la loro residenza nel comune di Filignano per ottenere dalle compagnie assicurative il pagamento di tariffe per un totale di 11 autoveicoli inferiore a quelle dei luoghi di origine, una truffa che si aggirerebbe intorno ai 30.000 euro l'anno. Mettere in sicurezza il versante ovest del centro abitato e salvaguardare il fronte di terreno destabilizzato da calamità naturali. Il Comune di Trivento ottiene oltre 2 milioni di euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Trivento è tra i comuni del Molise a maggior rischio idrogeologico, numerose sono le frane sul territorio, su diversi versanti. Sul versante ovest, Rione Casalotti, il comune di Trivento ha ottenuto poco più di 2 milioni di euro dal governo centrale. Fabio Sebastiano, vice sindaco del paese, un ottimo risultato per il paese stesso, per la zona, una zona vulnerabile che già in passato aveva visto interventi di messa in sicurezza e consolidamento. Adesso di cosa si tratta? L'amministrazione comunale ad agosto del 2016 ha candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un progetto di poco più di 2 milioni di euro. Nell'arco di un anno, 2017, il progetto è arrivato a finanziamento. I fondi interessati sono quelli dell'8 per 1000, quindi IRPEF. Su 164 progetti il Comune di Trivento è risultato essere il primo comune su scala nazionale a ricevere un finanziamento di 2 milioni d'euro. Questo ci rincuora perché possiamo, diciamo, mediante l'intervento, provare a dare delle risposte concrete. La situazione, la criticità, il dissesto idrogeologico è sotto gli occhi di tutti. Ormai sui due fronti, sia est che ovest del paese, i fronti di frana stanno aggredendo il centro, da un lato il polifunzionale che è interessato, dall'altro il rione Casalotti. La storia e il rischio idrogeologico dell'area parlano chiari. Già dal 1956 ci sono una serie di situazioni critiche, di ordinanze di sgombro dell'area, quindi fenomeni gravitativi di particolare interesse che hanno messo a rischio già dal 1956 per arrivare ad oggi chiaramente tutta l'area che è fortemente interessata. Il finanziamento è corposo, quali sono adesso i tempi per vedere l'inizio delle opere? Abbiamo 6 mesi per rimodulare, riclassificare una serie di opere chiaramente. Il progetto inizialmente era stato candidato per un importo di 2 milioni e mezzo, è stato finanziato per circa 2 milioni e 100, 2 milioni e 093 per la precisione. Quindi stiamo lavorando adesso per rivedere le opere in gioco. Parliamo comunque di consolidamento del fronte di frana, quindi saranno realizzate delle opere, delle paratie sul fronte di frana che interesserà tutta la zona, più una serie di opere che tenteranno
tenteranno di rimettere anche, di ricreare, di rifunzionalizzare la zona. Il corpo di frana che ha aggredito ormai il centro, tutti i sottoservizi sono praticamente assenti, quindi sarà rifunzionalizzata e si tenterà di ridare dignità e decoro, diciamo, a questa zona dopo e soprattutto aver messo in sicurezza il fronte. €29 milioni è la cifra da spendere per completare la diga artificiale di Chiauci. Molise e Abruzzo trovano le risorse economiche da investire. Arriva la firma per il completamento dell'invaso artificiale di Chiauci in prossimità del fiume Trinio in provincia di Isernia. L'accordo per un totale complessivo di €29 milioni è stato siglato dai presidenti di Molise e Abruzzo Paolo Frattura e Luciano D'Alfonso. Si tratta di un percorso iniziato 35 anni fa che oggi segna l'opportunità e la collaborazione tra le due regioni che si affacciano sul mare Adriatico. Nell'accordo politico l'Alto Molise mette a disposizione il suolo e la materia prima. Il consorzio di bonifica del Vastese invece la gestione dell'impianto e delle risorse idriche. Queste ultime dovranno coprire le esigenze delle campagne del Basso Chietino e in parte del Basso Molise. Ora serve rigore su tutti i passaggi successivi e concludere nel più breve tempo possibile la pratica, possibilmente prima dell'estate. Finora le potenzialità dell'invaso artificiale di Chiauci sono state sfruttate solo parzialmente dalle due regioni e spesso nel periodo più caldo dell'anno, quando terreni arsi dal sole e centri turistici balneari a valle hanno sofferto a lungo la sete per le ataviche carenze di acqua. La prefettura di Isernia ha disposto ulteriori 6 mesi di proroga del provvedimento di deviazione dei mezzi pesanti dal centro abitato di Venafro per ridurre l'inquinamento atmosferico e preservare la salute dei residenti. La proroga è stata decisa tenendo conto dei risultati del monitoraggio effettuato dall'ARPAM sulla qualità dell'aria. L'ordinanza precedente era del mese di febbraio. Inaugurazione della Fondazione Il Cuore delle Donne il prossimo 18 marzo. Per l'occasione giungerà in Molise a Campobasso il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano e presidente onorario della medesima Fondazione. Direttore Zappia, una iniziativa che si rafforza ancora di più, questo Cuore delle Donne, alla presenza di Sua Eccellenza il Cardinale Parolin, per dire ancora una volta che cosa. Diamo un plauso alla Fondazione Cuore delle Donne perché è riuscita a organizzare un gruppo di, io dico agguerrite in senso bonario, donne che vogliono fare qualcosa per la società nella quale vivono, nella quale operano, quindi questa è una bella cosa e il plauso va fatto a loro. Noi li stiamo affiancando come istituzione, come ospedale, per dare quei supporti tecnico-logistici e professionali che possono essere utili per un'iniziativa così bella. È importante questa iniziativa per sottolineare che questa struttura, la Fondazione Giovanni Paolo II, è una struttura di ispirazione religiosa. Noi siamo la proprietà dell'Università Cattolica. Il Cardinale Parolin è il segretario di Stato, quindi diciamo che lui gioca in casa. Noi vogliamo ribadire un concetto fondamentale. È vero che noi abbiamo il dovere e la necessità di far quadrare i conti e di dare un'assistenza buona, quindi di qualità, alle persone che vengono in questo ospedale. Però c'è un altro passaggio che è necessario che non sfugga. Tutte quelle cose che noi le facciamo con uno spirito cattolico, cioè vogliamo dare anche quel tocco, quel gesto, quell'accoglienza in più che deriva da credere in qualcosa che magari ognuno può essere più o meno libero di credere o non credere, però noi ci crediamo e vogliamo dare anche quest'altro livello, quest'altro tocco di disposizione, di ben disposizione, di attenzione, di delicatezza nei confronti di chi viene a curarsi o sceglie di curarsi da noi. Il 18 marzo siamo a 23 anni, cioè ricorre il 23esimo dalla posa della prima pietra, fatta da un santo, allora non lo era, ma era il Papa pro tempore Giovanni Paolo II, poi diede il nome a questa struttura, quindi noi confidiamo che le buone radici che sono nate proprio dal gesto e dalla presenza di quel Papa possano accompagnarci. Io sono sicuro che già lo hanno fatto,
per tutte le note vicende o traversie che la nostra struttura ha attraversato nel corso di questi decenni. Però noi vogliamo che non ci abbandoni, quindi ogni tanto ricordarci che la radice è buona ed è una santa radice, penso che non faccia mai male. Nei prossimi giorni saranno accreditati i rimborsi delle tasse automobilistiche a favore di una parte dei cittadini che ne hanno diritto e che risiedono nei 14 comuni del cratere sismico. Il presidente Frattura, nel sottolineare il concetto che ancora una volta la sua amministrazione paga per i debiti creati dagli altri, ha reso pubblico il fatto che si è provveduto ad affidare attività di rimborso e compensazione della tassa automobilistica per l'area del cratere sismico al nuovo concessionario, la ICA Creset, che naturalmente provvederà al rimborso della tassa regionale pagata per i 14 comuni dell'area del cratere sismico del 2002. I rimborsi riguardano la decisione di provvedere all'abbattimento del 40% dei tributi e contributi dovuti a soggetti residenti o aventi sede legale nell'area del cratere sismico del 2002 che era stato disposto con provvedimenti del 2009. Ad oggi sono 7.467 i cittadini che hanno diritto ad un rimborso atteso da lungo tempo, ma ancora ci sono istanze di rimborso che si ricevono presso gli uffici regionali. Il trasferimento economico, una prima tranche, di questi giorni riguarderà la somma di oltre 650.000 euro, con la quale saranno rimborsati 1.915 cittadini attraverso accrediti perfezionati nei prossimi giorni. Con cadenza settimanale poi si provvederà al trasferimento degli ulteriori fondi fino a copertura del totale delle somme da rimborsare, che ammonta ad oltre 2.300.000 euro, prevedendo la conclusione del tutto entro la fine di marzo. La CISL FP Abruzzo e Molise ha individuato quale nuovo referente delle autonomie locali della provincia di Isernia Felice Antonio Di Schiavi, che collaborerà congiuntamente ad altri dirigenti con la segreteria interregionale. Di Schiavi ha scelto di lasciare il sindacato autonomo CSA per una non condivisione delle scelte politiche ed organizzative nell'area Pentra dai vertici nazionali. Le discariche abusive di rifiuti abbandonati restano un problema di civiltà. Le bonifiche da parte dei comuni e degli enti preposti spesso latitano. Il problema delle discariche abusive a cielo aperto mette in ginocchio buona parte della regione, soprattutto il litorale adriatico. L'abbandono selvaggio di rifiuti di ogni genere, comprese lastre di pericoloso amianto, si ripercuote negativamente sulla qualità del patrimonio naturale e sulla salute della popolazione. I controlli delle forze dell'ordine purtroppo scarseggiano e il fenomeno cresce a dismisura per via delle inciviltà di privati cittadini ed imprenditori che considerano l'ambiente in cui vivono qualcosa di estraneo. Rifiuti che abbruttiscono le periferie di centri abitati, i lati delle carreggiate, boschi, spiagge e corsi d'acqua. Scarti di materiali provenienti dall'edilizia, pneumatici, vetri, plastica, eternit e rifiuti ingombranti devastano il territorio nonostante l'aumento negli ultimi anni in Molise di ecocentri per la raccolta differenziata e lo smaltimento. Sistemi in cui molti comuni hanno investito. Nonostante le numerose segnalazioni, spesso però gli interventi di bonifica delle discariche da parte degli organi competenti non vengono effettuati con celerità o sono incompleti. E pochi centimetri di neve hanno creato ieri in numerosi paesi del Molise gli ennesimi disservizi alla distribuzione dei giornali. Nelle zone interne da anni non vengono più consegnati quotidiani e periodici perché la società che detiene il monopolio del servizio non lo ritiene economicamente conveniente. L'Associazione Regionale della Stampa rimarca la propria disponibilità a trovare soluzioni alternative all'attuale sistema di distribuzione che penalizza le aziende, i lavoratori e i lettori. E passiamo ora alle previsioni del tempo.
Nubi sparse oggi sul Molise, possibili precipitazioni nevose lungo la costa, temperature rigide comprese tra i meno 10 gradi la minima a Campobasso e di 3 gradi la massima a Termoli. Venti provenienti da nord-ovest, mosso il mare Adriatico, deboli piogge domani sul litorale. Campobasso, nell'ultimo confronto casalingo con il Castelfidardo, ha espresso buone trame di gioco e affiatamento tra i reparti. Il risultato finale di pareggio va stretto ai rossoblù. Sia la fase difensiva che quella offensiva del Campobasso sono piaciute al tecnico Antonio Foglia Manzillo, ma nonostante la prova positiva contro il Castelfidardo e le numerose occasioni create, la formazione molisana si è dovuta accontentare solo di un punto. I play-off restano alla portata dei lupi. C'è il rammarico perché avremmo, credo, meritato di vincere, però ci sta anche una soddisfazione di aver fatto una partita, secondo me, bellissima, che su questo campo è veramente molto 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 difficile da fare. Noi ci crediamo perché vediamo le prestazioni, perché qualora arrivassero punti senza meritarli, allora non va bene, non potremmo sperare di arrivare ai playoff. Siccome stiamo giocando bene da parecchio, da un bel po', e i tre punti quando non arrivano per un pochettino di sfortuna, vedi l'Agnonese, e qualche rammarico ce l'abbiamo anche a Francavilla e anche oggi, che affrontavamo, ricordo, la squadra più in forma del campionato, le ultime 6 vittorie e un pareggio, e perciò ci crediamo perché stiamo giocando bene, e mettiamo dentro agonismo, fame, cattiveria, tutto quello che ci vuole per vincere le partite. Sappiamo benissimo che la nostra croce è che dobbiamo recuperare. Dobbiamo vincere sempre. Il rammarico mio è solo, ripeto, stiamo accumulando partita dopo partita troppe assenze. Capozzi e Varsi mancheranno ancora per 2 partite. E adesso vediamo Augustus che cosa ha fatto. Danucci all'8ª ammonizione, però Marzano nell'ultima azione è staccato, è andato giù, si è girata la caviglia. E queste non ce ne possiamo più permettere, queste assenze. Io non ho rispetto di tutti, però questi ragazzi, per come stanno giocando, non devono temere troppo l'avversario, devono solo avere rispetto, come questo Castelfidardo oggi. Abbiamo avuto grosso rispetto per questa squadra, però abbiamo attaccato la partita e avremmo meritato di vincerla. A causa della neve caduta sull'impianto del Civitale di Agnone è stata rinviata a mercoledì 7 marzo la sfida tra Vasto Girardi e Real Giulianova, valevole per il ritorno della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. All'andata si imposero gli abruzzesi per 2-1. E riprendono le attività del progetto Anni in Movimento, organizzato dal CONI. L'iniziativa coinvolge 200 persone nei paesi di Baranello, Fossalto, Montagano, San Giacomo, San Martino e Vinchiaturo, anziani impegnati in attività sportiva sotto forma di ginnastica dolce per rallentare il processo fisiologico di decadimento dovuto al passare degli anni. L'attività fisica inoltre contribuisce a mantenere ossa, muscoli e articolazioni in buona salute e riduce ansia e depressione. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.